16 luglio, quello che per la città di Arezzo non è un giorno qualunque, è stato rievocato con una serie di cerimonie che si sono svolte in alcuni dei luoghi simbolici della liberazione cittadina. Qui siamo al Sacrario accaduto in via dell'Anfiteatro. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni è stata deposta una corona di alloro. Quella di oggi è una data importante per Arezzo, è una data vissuta con grande consapevolezza. Sì, è una data, la liberazione di Arezzo, che viene a due giorni dalle commemorazioni di San Polo, in precedenza Civitella Valdichiana, Talla, ricordando il sacrificio di quanti sono morti per garantirci quella che è la nostra libertà di oggi, i nostri principi costituzionali e la nostra Repubblica. È l'impressione che Arezzo sia molto legata ancora a distanza di tanti anni a questa celebrazione? Sì, è legatissima anche perché il tributo di Arezzo è stato molto importante, 792 vittime, tra molti bambini, molte donne, tutti civili inermi, ed è legatissima veramente a questa ricorrenza, come è giusto che sia. Si fa abbastanza per tramandare il messaggio della liberazione alle giovani generazioni? Beh, quello che facciamo noi, noi ci proviamo e con il ricordo e rinnovando il ricordo con convinzione cerchiamo di rendere giustizia a quanti hanno perso la vita. La cerimonia si è quindi spostata in piazza Poggio del Sole presso il Monumento alla Resistenza con la deposizione di una corona di alloro e la lettura dei discorsi commemorativi. Faceva caldo, esattamente come il 16 luglio del 44, 79 anni fa, quando Arezzo riconquistò la propria libertà.